Nell'anno 2022 abbiamo aderito al progetto di domiciliarità 2.0, pertanto la casa si è aperta sul territorio e abbiamo, diciamo così, aderito a dei progetti domiciliari attraverso il comune di Caprino e di Cavaglion Veronese. E io e la mia collega siamo uscite sul territorio per effettuare dei trattamenti di riabilitazione domiciliare. Il progetto era costituito praticamente dall'intervento dell'assistente sociale del comune, che sulla base della richiesta del medico di medicina generale ci proponeva il caso. Dopodiché il primo intervento per il quale uscivamo era rivolto a conoscere il paziente, valutare le problematiche e costruire un piano di lavoro sulla base delle difficoltà e della disabilità motoria che riscontravamo. Dal punto di vista, umano e sociale, è una bellissima cosa, perché tu entri dentro la famiglia, istruendo i familiari, anche i figli, mogli, perché a volte non sanno neanche come mobilizzare questi pazienti. Non prendi l'ospite e lo catapulti in una realtà completamente diversa, tu sei dentro al territorio. Le famiglie che abbiamo incontrato sono state, devo dire, tutte felicissime. Diciamo che per lo più erano casi molto compromessi, per cui ci siamo veramente trovate a dare una mano e un sostegno a, per lo più, devo dire, per una casualità, delle figlie che si sobbarcavano veramente un carico di lavoro molto molto impegnativo. Abbiamo ricevuto tanto affetto, tanti veramente ringraziamenti e, insomma, speriamo di essere state anche utili, perché nei casi più gravi, insomma, abbiamo cercato di dare indicazioni circa la gestione del paziente, dei pesi, anche magari per prevenire danni anche, insomma, nel caregiver, che a volte si trova a gestire dei pazienti allettati e pesanti senza magari avere delle vere e proprie competenze in questo ambito, per cui è stata davvero una bella esperienza in quel senso.